C'è chi è sfuggito alla morte per un soffio, come questi passeggeri partiti da Istanbul e arrivati all'aeroporto JFK di New York. Sorpresa, paura e sollievo nelle loro reazioni quando apprendono dell'attacco terroristico. I can't believe it, that, you know. Non ci posso credere. How are we alive? Come possiamo essere ancora vivi? Se il nostro volo fosse stato ritardato 2 ore, saremmo stati sul posto. Ho visto le foto, potevamo essere lì, è terribile. So, it's just horrific. L'ho saputo mentre eravamo sull'aereo, è stato terribile. Ero lì esattamente un paio d'ore prima. Ci siamo passati, abbiamo fatto un cambio proprio lì. Abbiamo passato 2 controlli in più per prendere il nostro volo. Siamo stati controllati, le borse sono state controllate, la sicurezza sembrava funzionare. La stessa incredulità nelle parole di chi è arrivato allo Houston International Airport. Wow, I cannot believe. Sta scherzando? Dice davvero? Sta scherzando? Credo che non viaggerò più ora. Well, I think I won't travel anymore. You never know now. Al giorno d'oggi non si sa mai. Devi fartela passare la paura, devi continuare a vivere, non farti bloccare dalla paura.